stati assente. Che deve fare la popolazione? Cosa deve fare la popolazione secondo voi? La popolazione deve mettere in luce quello che è stato l'abbandono di uno Stato per 30 anni di un paese. Questo è un paese abbandonato, le periferie di Roma sono abbandonate da 20 anni, non c'è un intervento strutturale, cascano i palazzi. Qui l'unica cosa che fanno è dislocare i problemi che hanno sulle spalle loro e fregarsene. Se ne fregano tutti, poi quando tu ti ribelli sei un razzista. Qui nessuno è razzista, nessuno è razzista. Noi qui con gli extracomunitari ci conviviamo e li aiutiamo, perché l'Italia è un paese accogliente che non si aggira dall'altra parte quando la gente sta nella merda, perché nella merda ci stiamo noi per primi. Quindi lo sappiamo che cosa significa. È uno Stato che si è scordato di che cosa vuol dire vivere all'atere dello star system, della televisione, dell'immagine. Non c'è un'immagine. C'è un paese che sta con le pezze al culo, ve lo rendete conto? Io non vengo qui a fare passerella, a me non mi interessa, non mi interessa. Se loro vogliono votare domani qualunque partito, sono cavoli loro, ma devono andare tutti in consiglio comunale quando discuteranno questi provvedimenti e sentire che cosa la politica fa della loro vita. È questo quello che vogliono, vogliono creare la tensione sociale fra i poveri. Questo è un progetto che parte dall'alto. Allora tu invece di guardare chi c'ha veramente il problema, che è un comune, uno Stato, una serie di establishment che si è dimenticato di cosa vuol dire governare un paese, crea la tensione sociale, metti poveri contro poveri. È chiaro? Perché queste persone fanno la lotta per la stessa cosa. Te pensi che qua dentro c'è sta gente abusiva? Ma dove va? Che deve fa? Non lavorano, non c'è sostentamento, non c'è aiuto, non c'è più niente in questo paese. E io queste cose le so perché ci ho campato qua dentro, 100 metri, andatela a vedere il quarticciolo che cos'è. E quando sento dire a delle persone che 30 anni fa era così, non è vero, 30 anni fa non era così. Qui siamo a un punto dirimente, lo Stato non esiste più, lo Stato è una holding, lo Stato fa interessi di poche persone. La gente che ha bisogno se l'è dimenticata e questo ne è l'esempio e queste sono le conseguenze. Se prendesse la responsabilità lo Stato, come si deve prendere la responsabilità Renzi dei prossimi morti che verranno per le piogge? È lui il responsabile, perché invece di fare la legge elettorale o la riforma costituzionale dovrebbe fare un intervento importante sul dissesto idrogeologico. Questi sono gli interventi che bisogna discutere in Parlamento, non le cazzate che fanno comodo lui ai compari. Questi sono i discorsi. Pensi che se qui se piove non si allagamo? Si allagamo questi, le fogne sono tutte otturate. Non c'è più niente, non hanno fatto più niente. Sono 20 anni che qui non fanno più niente nessuno. E non mi venite a chiamare politico perché mi incazzo seriamente. I politici sono quelli che ci hanno detto così. Io sono un cittadino all'interno delle istituzioni per portare questa situazione là dentro. Questa, e vengo da libera cittadina qua.